Ritrovati in diretta con Mattina 9, adesso cambiamo argomento, parliamo di letteratura, quella letteratura che purtroppo sta un po' svanendo, soprattutto dal punto di vista editoriale, e invece un quartiere difficile di Napoli, come quello della Sanità, cerca in qualche modo di invertire una tendenza, proponendo in primo piano dei giovani scrittori che in realtà stanno già facendo proseliti, non soltanto sul territorio campano, ma anche oltre. Stiamo parlando di Vico Esclamativo. Intanto presento l'opera, che è importante già conoscerla, la cui attrice è Chiara Nocchetti, che saluto. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Casa editrice invece Edizioni San Gennaro, il cui direttore editoriale è Edgar Colonnese, che sta in realtà facendo uno sforzo titanico per sollevare le sorti della nostra letteratura, ci sta anche riuscendo in qualche modo, perché già sul mercato ci sono delle opere importanti ed è un grande risultato per Napoli. Intanto, buongiorno. Buongiorno. Sì. Allora, cominciamo a parlare di questa così tentata inversione di tendenza per quanto riguarda e la nostra regione, ma direi anche l'Italia, perché oggi abbiamo bisogno di leggere sicuramente di più, e i ragazzi possono rappresentare un esempio in tal senso. Guardi, la nascita della casa editrice Edizioni San Gennaro in un distretto culturale, quello di Capodimonte, quindi la Regione Sanità, si interfaccia poi con realtà che non è solo la fondazione di Comunità San Gennaro, che è il grande contenitore in cui le edizioni di San Gennaro sono allocate, ma anche pensiamo al museo archeologico, pensiamo al museo madre, al museo di Capodimonte. La realtà è tale ed è talmente sedimentata da un punto di vista culturale che creare una casa editrice nell'ambito della fondazione San Gennaro certamente ha un valore importante. Qual è questo valore? Quello di poter trasmettere con un ulteriore strumento, oltre a tutti quelli che già esistono nella fondazione, pensiamo alle catacombe, pensiamo al nuovo teatro Sanità, pensiamo a tutto quello che è il mondo cooperativo messo su da padre Antonio Loffredo e da questi ragazzi che vengono dalla sanità, sono della sanità, la casa editrice può trasmettere ovviamente quello che è la bellezza, perché con la bellezza si invertono delle tendenze non proprio, diciamo, corrette, si trasmette la promozione della lettura, la voglia di leggere, l'oggetto libro. Come dice padre Antonio Loffredo, l'ambizione è quella di far sì che su ogni tavola, oltre che su ogni scaffale di qualsiasi casa della sanità, possa esserci questo. Qualcuno libro. Diceva anche si salverà il mondo, questo proposito. Sì. Ma assolutamente sì, vengo da una famiglia di editori librai da 53 anni, quindi è chiaro che io so perfettamente quale è anche il problema del mercato editoriale. Come si supera la stortura? Beh, noi abbiamo venduto ormai 2000 copie in 10 giorni senza una distribuzione organica, siamo ancora agli inizi, è una start-up attorno a noi, oltre Chiara Nocchetti, che chiaramente è l'artefice di un libro meraviglioso, ma ne parlerà lei, sì. E che mi ha convinto e ha convinto tutti a creare una struttura all'interno della fondazione, quale l'edizione di San Gennaro. La cosa più importante è questa grande voglia di riscatto di autori già affermati in ambito nazionale, ma che partono da Napoli, non faccio nomi per ovvi motivi, poi ci saranno i nomi, che stanno capendo che attorno all'edizione di San Gennaro sta nascendo, come ha detto qualcuno, una vera e propria factory, un open space, e costoro dicono, la cosa più importante, non siamo andati via da Napoli, ci deve essere un motivo. E questo è importante. Le edizioni di San Gennaro possono essere questo motivo. Un motivo per non andare via da Napoli, esatto. Un'azione veramente encomiabile, e parliamo quindi anche del libro Vico Esclamativo di Chiara, che nasce da un preciso desiderio, un preciso intento, ovvero quello di tessere un filo che possa incrociare le storie di chi ogni giorno vive quei luoghi. Sì, Vico Esclamativo è nato da un esperimento in realtà, perché è nato lo scorso novembre dal desiderio di iniziare a raccontare le vite, insomma, di chi abita il Rione Sanità e di chi ha partecipato alla realizzazione di Fondazione San Gennaro, della cooperativa. E allora ho cominciato a raccontare le storie sul web ogni venerdì sulla pagina della Fondazione, fino a raggiungere verso Natale lo sconcertante numero di 2,5 milioni di lettori. E dopo questa notizia straordinaria ci siamo uniti, ci siamo raccolti e tra di noi abbiamo parlato e abbiamo detto: ma cosa fare con queste storie? Creiamo un libro. Creiamo un libro. Creiamo un libro.
Chiara, io con l'ausilio della regia, se gentilmente ci propone la copertina, perché è molto suggestiva, ti farei una domanda un po' a metà strada tra iconografia e storia di questo libro. Come recita così la quarta di copertina, abbiamo l'opportunità attraverso quest'opera, vediamo per un attimo la copertina così ci rendiamo anche conto, di non soltanto ascoltare delle storie, ma di vivere, di respirare l'atmosfera di vicoli napoletani in un quartiere difficile, ma lo tempo che magari, ecco, chi non conosce riesce attraverso le storie, Claudio, a viverle. Sì, a vivere questi quartieri che sembrano dimenticati, in realtà sono veramente il cuore pulsante assolutamente della nostra cultura. Eccola qui, la mostro io la copertina. Quindi sono, Chiara, delle storie e allo stesso tempo si propone di conoscere meglio forse la nostra città dal punto di vista proprio culturale e storico, in qualche modo. Al centro della nostra, del nostro lavoro all'interno della fondazione e all'interno della casa editrice c'è l'uomo, quindi noi abbiamo pensato che il modo migliore per conoscere una realtà sia entrare negli occhi di chi la vive. Le storie non a caso sono accompagnate da delle fotografie, esatto, che ha realizzato un fotografo, un nostro amico, membro della cooperativa, che si chiama Vincenzo Antonucci, e abbiamo fatto seguire alle storie la fotografia in modo che il lettore potesse anche un po' immaginare, sì, prima il avere un contatto più diretto, esatto, contatto diretto con queste, esatto, storie. Cosa che nasce come bene comune, mi permetta il termine, perché diventa un qualcosa a servizio dei cittadini, a servizio, certo, della comunità. E quindi io le chiedo come ha risposto a tal proposito a questa iniziativa il Rione Sanità, perché in un certo senso è il protagonista. Il Rione Sanità è il protagonista. Io voglio anche fare un inciso. Le storie che ha raccontato Chiara, che ha raccolto e raccontato Chiara, sono storie importanti perché si tratta di uomini e donne, prima ragazzi e ragazze, che hanno cambiato il proprio paradigma di vita. Cioè, si tratta di persone che potevano fare qualsiasi tipo di altra, sì, vita, attività, e invece, scegliere, hanno trovato un'attività che le ha arricchiti e arricchisce noi dal confronto continuo. Persone che si sono sdoganate rispetto a dei parametri, a dei meccanismi. È chiaro che la risposta del Rione Sanità da questo punto di vista è stata eccezionale, perché ovviamente rivedono in loro una profonda voglia di riscatto perché ce l'hanno fatta. Chiara, come diceva Pasolini e come reciti tu attraverso le pagine del tuo libro, la bellezza esiste perché si vede, si tocca, è reale. Ecco, ti chiederei se attraverso le tue storie che hai raccontato sei riuscita a scorgere degli aspetti che sovente vengono celati attraverso la nostra quotidianità e che quindi c'è bisogno, insomma, di conoscere meglio, di approfondire attraverso proprio la gente, il cuore pulsante della nostra società. Senza dubbio, un po' quello che ho scoperto in questo viaggio, perché poi le storie sono frutto di delle chiacchierate molto intime e dolorose con le persone che hanno accettato anche di mettersi in discussione, di raccontarmi a tavolino, di denudarsi davanti ad una perfetta estranea, perché io non conoscevo nessuno di loro. E quello che ho capito è che siamo portati molto spesso a giudicare, possiamo dire un libro dalla copertina, a giudicare una persona dai risultati che ha raggiunto, da quello che nella vita ha fatto, senza domandarci perché lo ha fatto e quali sono i gesti, le motivazioni, i sentimenti che l'hanno portata a determinate cose. Cosa sei riuscita a cogliere in queste anime, no? Perché tu giustamente hai vissuto, hai toccato proprio con mano, hai ascoltato il loro dolore, se vogliamo, in certe storie. Cosa riesci e sei riuscita a captare attraverso un loro sguardo, un'espressione, un gesto sentito, cosa hanno, quanto hanno anche da dare? Nessuno si salva da solo, questa è la cosa che ho capito, e loro hanno salvato me fornendomi un materiale. Questa è un'espressione bellissima, incredibile. E loro, c'è una parte di ogni storia, le storie sono diversissime perché sono storie che parlano d'amore, di tossicodipendenza, di problemi con la giustizia, problemi di famiglia, ma hanno tutti un passaggio comune: ad un certo punto ho incontrato qualcuno. Quindi questo è il minimo comune denominatore di questo filo che tesse le storie di ogni persona che vive quei vicoli, l'incontro? Come avviene questo incontro? Con uno sguardo, con un gesto, casualmente, con una parola? Talvolta attorno a qualcuno che ti tende la mano, che ti dice. Una cosa che caratterizza la nostra fondazione e la nostra cooperativa è che quando qualcuno arriva in squadra non gli si dice tu devi fare questo, gli si dice tu verso cosa ti senti portato, che cosa hai da dare. Mi emoziona perché sono sensazioni belle quando si può aiutare un altro, quando si compie un gesto fatto sentito con amore, è sempre bello, quindi io mi emoziono. Direttore, le chiederei se la realtà
è più quella che noi riusciamo a scrutare tra le pagine di un libro conoscendo una persona o attraverso le nostre sensazioni o quello che ci raccontiamo? Da uomo di cultura, di letteratura, qual è lei? Beh, peraltro il suo nome non la tradisce dal punto di vista Edgar. Buon Allampo. Io credo che mi sono formato e sono convinto che le storie, le pagine di un libro non sono altro che una proiezione della realtà, ma non una proiezione artificiale, una proiezione reale. Le storie di Chiara lo dimostrano perché sono le storie dei ragazzi, Chiara le ha trascritte, diciamo così, no? Quindi, qui, non per sminuire Chiara assolutamente, ma perché Chiara ha fatto un viaggio interiore, un viaggio di sofferenza interiore che non è... Non trascriverlo è, neanche... non è una cosa facile, conto, no? Anche alla sua età, eccetera. No. Io ci terrei soltanto a dire che la casa editrice ha un comitato scientifico, quindi è ben organizzata, c'è Mimmo Iodice, Ilaria Borletti Buitoni, il direttore di Matera Capitale 2019 Paolo Verri, Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione Colle Sud, e Antonio Loffredo. Quindi è una casa editrice di una altissima professionalità e con altissime presenze. La collana, e concludo, la collana in cui c'è il libro di Chiara, che è la collana di biografie, memorie, si chiama Le pietre scartate. Io vorrei rubarvi 30 secondi sulle pietre scartate, perché come diceva il Salmo, le pietre scartate diventano testata d'angolo. Tutte le storie rappresentano, tra virgolette, dei potenziali scarti che sono diventate testata d'angolo, perché oggi c'è la fondazione, ci sono le catacombe che da 4.000 visitatori, parliamo di più di 10 anni fa, oggi viaggiano verso i 150.000 visitatori all'anno. Grazie a loro, grazie alle guide e ai ragazzi che si danno da fare. Complimenti a Chiara per questo libro vico esclamativo, un libro di speranza, mi suggerisce il mio cuore. Un libro di speranza che a questo punto non solo dà speranza ai più giovani, ma dà speranza anche alla lettura, perché attraverso la lettura molti giovani potrebbero ritrovarsi in queste storie e chissà trovare la loro via di uscita, la loro salvezza. Senza dubbio, anche perché quello che la testa non riesce a capire a volte lo capisce l'emozione, e il libro punta proprio su questo. È impossibile nel leggere queste storie non emozionarsi ed immedesimarsi. È vero, ci soprattutto siamo se ce lo dice una ragazza che ha 24 anni, giovane anche lei, appena compiuti. 24 anni, Chiara Nocchetti, che ringraziamo con il suo vico esclamativo. Ripropongo la copertina perché è anche evocativa, sì, a molto. Questo... Eccola qui, la copertina in sovrimpressione, questo punto esclamativo, questa risurrezione, possiamo dire, da un nero che rievoca, insomma, i nefasti del nostro trascorso nel Rione e Sanità, invece una rinascita. C'è la luce. Che può, c'è esatto, la luce. Della luce, sì. Attraverso la cultura, grazie anche a Edgar Colonnese, grazie, che porta con sé un nome di grande responsabilità e che è direttore editoriale delle edizioni San Gennaro, per essere stato in nostra compagnia. Grazie. E leggete vico esclamativo, non perdetevelo, restate con Mattia, nuove pubblicità.